Stelle inaugura la bretella sulla Palermo-Catania, realizzata grazie all'indennità dei propri parlamentari. Siamo pronti a governare la Sicilia, dice Luigi Di Maio. Simona Burattini. Il Movimento 5 Stelle ripara le strade tagliandosi gli stipendi. Il PD salva Azzollini dalla galera, trova le differenze. Così Beppe Grillo in un tweet attacca il governo. Questa volta lo fa in occasione dell'inaugurazione della scorciatoia di Caltavuturo. Una strada che riunisce la Sicilia spezzata in due dopo il cedimento di alcuni piloni. Lungo l'autostrada A19 che da Palermo conduce a Catania. Un'arteria vitale per i trasporti della regione. A festeggiare l'evento, centinaia di persone. La strada è stata ribattezzata Via dell'Onestà. I lavori sono stati finanziati con 300.000 euro messi a disposizione dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle e presi dalle indennità che i parlamentari hanno accantonato mensilmente. Questo è un piccolo segnale per raccontare la nostra idea di paese, dice Luigi Di Maio, che aggiunge. Noi vogliamo tagliare i soldi che non servono dai vitalizi, dagli sprechi, dalla mancata tassazione del gioco d'azzardo e metterli su opere pubbliche che sono le infrastrutture, le scuole e iniziative per aiutare le imprese e i posti di lavoro.